Aerosmith, I don't wanna miss a thing, 8 e 24 minuti, sempre qui Crystal Radio, Good Morning Milano. Prima della pausa il nostro ospite ci ha già raggiunto, giusto Lorenzo? Esatto, è già collegato con noi Tommaso Greco di Adesso. Buongiorno. Buongiorno Tommaso. Buongiorno. Grazie di essere qui, scusate la battuta, adesso con noi. Ah, va bene. Posso andare via, scusa Tommaso, questa battuta era veramente pessima. Tommaso, hai un minuto per spiegarci perché ti abbiamo chiamato? Cioè, nel senso, so che è strana come domanda, ma di cosa parleremo dopo la pausa? Adesso è un progetto di mediattivismo, nel senso adesso fa sensibilizzazione su alcuni temi, primo tra tutti l'ascensore sociale, che in Italia è bloccato e rotto, non si limita però a fare sensibilizzazione, costruisce delle proposte e attorno alle proposte mette insieme, costruisce una comunità di persone. Tra le proposte che abbiamo fatto, siamo partiti da poco, siamo partiti a giugno di quest'anno, tra le proposte che abbiamo fatto c'è una proposta relativa al salario minimo milanese sul modello di Londra. Capito, salario minimo milanese, questo è il tema che troveremo fra pochissimo qui insieme a Tommaso Greco, quindi rimanete collegati con noi perché adesso piccola pausa, velocissima, due canzoni e poi torniamo qui per parlare di un tema davvero importante che ha fatto parlare tanto e su cui anche il sindaco si è espresso e quindi poi ne parliamo fra poco, a fra poco! 8 e 33 su Crystal Radio, se siete abitué, e lo siete sicuramente, della nostra trasmissione, sentirete che è cambiata la base. Perché cambia la base, caro il mio Masieri? Perché è il momento degli ospiti, appunto abbiamo già introdotto prima Tommaso Greco che oggi ai nostri microfoni parlerà con noi un po' di, del rapporto tra stipendi e costo della vita nella città di Milano, proposte eccetera eccetera. Tutto quindi... questo grazie appunto a questo, come lo possiamo chiamare, movimento, cos'è adesso Tommaso, come lo possiamo definire? Sì, adesso è un movimento di proposta, movimento di... ed è un progetto di attivismo. Ma è bellissimo un movimento di proposta, no? Perché sotto sono movimento di protesta si dice, no? Invece è bello un movimento di proposta, complimenti, complimenti Tommaso, ci vuole un po' di proattività in questo maledetto mondo. La nostra ambizione è dare il nostro contributo a cambiare le cose, quindi individuare cosa non va è solo una parte del ragionamento, l'altra parte è capire come si può aggiustare, come si possono risolvere i problemi. E allora il tema è caldo, nel senso che il tema è quello del caro vita, della difficoltà di molti di riuscire a vivere in una città come Milano, ma dall'altra parte anche la necessità però di dover vivere in una città come Milano perché ti dà certe opportunità. Avete fatto una proposta molto interessante che appunto dicevo anche il sindaco Sala ha raccolto dicendo ma insomma... Un'idea interessante, ha detto lui, no? Giusto? Com'è che è nata e qual è questa proposta? Allora, noi siamo partiti da un dato piuttosto semplice. Milano è una città costosa che nell'ultimo anno, anche per la ondata inflazionistica che ha colpito tutta quanta l'Italia, e a Milano è stata particolarmente aggressiva perché ha colpito più Milano di tante altre realtà, è diventata una città ancora più costosa. Gli stipendi invece sono sostanzialmente fermi, o quantomeno sono fermi per moltissimi. Quindi in realtà Milano è una città con un cattivo rapporto tra prezzi e stipendi. Quando si parla di affitti la cosa è plastica, è molto chiara, nel senso che abbiamo gli affitti in linea, euro più euro meno, con le grandi città europee, in particolare relativamente agli affitti Milano è grosso modo ai livelli di Monaco di Baviera, ma è sufficiente fare un giro sui tanti annunci di lavoro che ci sono per vedere che gli stipendi non sono affatto in linea con gli stipendi di Monaco di Baviera. Quindi in realtà c'è un tema di costi a Milano, ma c'è soprattutto dal nostro punto di vista un tema di stipendi. E quindi abbiamo elaborato una proposta partendo da quello che in realtà nel mondo si fa già, perché la proposta di salario minimo milanese in realtà importa, traduce, adatta alla realtà milanese quanto succede a Londra. A Londra esiste uno strumento di salario minimo. Ecco, bravo Tommaso, spiegaci bene come funziona questa cosa di Londra, perché tutti dicono, ah, come il modello Londra, però poi, ti posso tirare un attimo le orecchie ai miei colleghi, poi non lo spiegano e uno dice, vabbè, ma cos'è sto modello Londra, guidare dall'altra parte della strada? No, c'è un modello ben preciso. Come funziona a Londra? Allora, partiamo con un dato. Nelle scorse settimane 130.000 lavoratori a Londra hanno ricevuto un aumento di stipendio grazie al London Living Wage, per il salario minimo londinese. È un numero importante ed è dovuto, in realtà, nel momento in cui si racconta il meccanismo, diventa un numero
diciamo, diventa abbastanza comprensibile perché ci siano numeri di questo tipo. Il salario minimo londinese funziona così. Intanto partiamo col dire che nel Regno Unito esiste un salario minimo nazionale, cosa che in Italia non c'è, ma questo insomma entreremmo in un altro dibattito. A Londra hanno deciso però, hanno constatato più che deciso che il salario minimo nazionale non è adeguato a vivere decorosamente, dignitosamente a Londra. Quindi hanno sentito la necessità di fare una commissione indipendente che elabora su base annuale, ed è qui la ragione per cui c'è stato aumento nelle scorse settimane, il parametro, cioè lo stipendio minimo per poter vivere bene, per poter vivere dignitosamente a Londra. Questa commissione elabora il parametro, dopodiché le aziende decidono di adeguarsi a questo parametro ottenendo in cambio una certificazione. Decidono nel senso che ovviamente il Comune di Londra non ha il potere di poter imporre questo parametro, ma le aziende hanno deciso, moltissime, continua ad aumentare il numero di aziende che aderiscono, hanno deciso di aderire perché ci sono dei vantaggi. I vantaggi sono intanto vantaggi reputazionali, perché nel momento in cui tutti i cittadini sanno qual è il parametro per poter vivere a Londra, se tu fermi una persona per strada e gli chiedi qual è lo stipendio minimo per poter vivere a Milano, questa persona ovviamente non lo sa, si riferirà alla sua esperienza, probabilmente ci metterà un po' a dare una risposta e probabilmente sarà una risposta o troppo bassa o troppo alta, mentre lì invece c'è un parametro che tutti conoscono perché poi viene pubblicato sui giornali perché è noto. Quindi già c'è questa differenza con Milano. A Londra è molto chiaro quanto è il minimo per poter vivere a Londra. E la seconda cosa è che le aziende che adoperano il salario minimo londinese hanno una certificazione che è molto simile, per capirci, a quella che abbiamo noi per le botteghe storiche. Cioè, c'è Ok, proprio chiaro. Un un bollo proprio, un simbolo che simbolo. certifica, ad esempio, negli esercizi commerciali, che quell'esercizio sta adoperando il salario minimo, il London Living Wage. Gli altri vantaggi sono nell'attrazione del talento, perché Londra è una città estremamente competitiva ed è chiaro che nel momento in cui negli annunci di lavoro c'è la possibilità di esibire questo tipo di simbolo, c'è un'attrattività maggiore. Poi a Londra c'è anche il tema delle grandi dimissioni, che a Milano abbiamo vissuto meno, ma se ne è parlato ugualmente. E le aziende che applicano il salario minimo londinese sono state in grado, questa è proprio una questione di studi statistici, di resistere meglio e di più rispetto alle aziende che viceversa non l'hanno applicato. Cioè, diciamoci che E se io poi, lavoro in un'azienda del genere ci penso un attimo di più ad andarmene, perché dico, insomma, ho una garanzia di avere uno stipendio in linea con la mia città che mi permetta appunto di vivere in questa città. Interessante anche questo fattore. beh, va considerato che in moltissimi paesi il tema delle grandi dimissioni post-Covid è stato un tema non solo sociologicamente, ma soprattutto numericamente molto consistente. In Italia questo è successo meno, a Milano forse un po' di più che nel resto d'Italia. È successo meno per tante ragioni, in parte culturali, in parte strutturali del nostro mondo del lavoro. Però di fatto è successo meno. A Londra questo fatto c'è. E l'altro grande vantaggio che hanno le aziende che aderiscono è il rapporto con l'amministrazione, perché il sindaco di Londra, Sadiq Khan, che è un sindaco laburista, è particolarmente sensibile al tema del salario minimo londinese, del London Living Wage, e si è offerto di fare da testimonial. Ci sono dei video, io trovo strepitosi, del sindaco di Londra che va in una piccola caffetteria che ha aderito al salario minimo a promuovere l'attività che ha aderito. Quindi in realtà è un modo, può darsi che faccia sorridere, però immaginatevi per una piccolissima attività, magari una caffetteria di quartiere, se arrivasse il sindaco Sala a Infatti, prendere un caffè per la domanda è proprio. d'obbligo, Tommaso. E l'amministrazione milanese in questo No, ma stavo invece? pensando che al massimo che abbiamo visto per adesso è Sala che fa da testimone al Club Dogo, quindi Sì, effettivamente esatto. no, non è ancora quello cosa. Ti chiedo allora di questa domanda, che è Ok. fondamentale, rifalla un attimo Lorenzo. E quindi trasliamo l'amministrazione milanese, come si comporta? Lo scopriamo subito dopo questa pausa, una canzone. Un altro modo per riuscire a vivere a Milano è vendere casa, magari potresti farcela e andartene via. Non è neanche poi così semplice, in realtà lo vedremo.
Tommaso Greco in linea con noi di adesso, e la domanda che ci eravamo posti prima della pausa qual era? Sì, perché abbiamo parlato appunto della visita simbolica, o meno comunque del sindaco di Londra, la piccola attività che aderiva al progetto, diciamo. Invece ti chiedo, Tommaso, l'amministrazione milanese come ha accolto, diciamo, la vostra proposta? Costi di salario minimo cittadino, questo, no? Allora, diciamo, intanto partiamo da un presupposto. A Milano il modello londinese si potrebbe adattare senza per necessità di interventi da parte del governo nazionale, nel senso che il comune potrebbe convocare una commissione. A dire la verità, una commissione esiste già, che è il tavolo per il lavoro del comune di Milano, e potrebbe essere lo spazio dove le parti sociali, sindacati, associazioni datoriali, coinvolgendo possibilmente anche gli atenei, potrebbero elaborare il parametro minimo per poter vivere a Milano. Quindi in realtà è una misura concreta, perché semplice da mettere in campo, non ha bisogno di particolari finanziamenti, non ha bisogno del coinvolgimento da parte di altre realtà, come possono essere regione o governo nazionale. A Milano, anziché, naturalmente ci potrebbero essere delle differenze con Londra relativamente al fatto che si potrebbero valorizzare le aziende che decidono di adeguarsi ai parametri decisi da questa commissione, al salario minimo milanese, ad esempio in occasione delle WIC. Da parte della politica, del dibattito politico cittadino, anche da parte del dibattito non solo politico, anche da parte del dibattito economico cittadino, devo dire che la proposta ha suscitato molte reazioni. Non è una proposta che ha lasciato indifferenti, e questo secondo noi è un primo risultato. C'è il professor Del Conte, presidente di AFOR, che si è schierato a favore della proposta sin da subito. C'è l'assessore della casa, Pier Francesco Maran, che si è detto favorevole, anzi si è detto particolarmente favorevole, ha ribadito la sua posizione di disponibilità a ragionare su questa proposta. Ci sono altri interpreti della politica cittadina che viceversa si sono dimostrati più freddi, come ad esempio l'assessore al lavoro Alessia Cappello. Il sindaco Sala ha dichiarato che il tema di, insomma, che approfondire e trovare una soluzione sul tema degli stipendi è qualcosa di cui avrebbe discusso con le parti sociali. Poi ci sono stati anche altri autorevoli punti di vista, ad esempio quello del professor Marco Leonardi della Bocconi, che ha detto sì, ma servirebbe una legge, insomma, ecco, poi Tommaso, sulle tecnicalità. Tommaso, invece le aziende come hanno risposto? Perché immagino che tu avrete parlato anche con le aziende, come risponde il mondo dell'imprenditoria a questa proposta, per quello che tu puoi aver compreso? Il mondo delle aziende in realtà... va detto che intanto a Milano ci sono in parte le aziende che applicano il salario minimo londinese. A Milano ci sono multinazionali che sono presenti anche a Londra e che a Londra applicano il salario minimo londinese. Quindi anche se non abbiamo parlato direttamente con loro, mi viene semplice immaginare che ci sia quantomeno una disponibilità a ragionare sul salario minimo milanese. Dal punto di vista delle associazioni, delle imprese, delle associazioni datoriali, noi abbiamo parlato un po' con tutti, devo dire che il tema del caro vita a Milano è particolarmente sentito. Poi su quale sia lo strumento da adoperare, naturalmente ci sono punti di vista diversi, c'è chi investirebbe di più sulla contrattazione territoriale, sulla contrattazione di secondo livello. Io credo una cosa piuttosto semplice: siccome stiamo tutti d'accordo che c'è un problema di cattivo rapporto tra costo della vita e stipendi, sicuramente il salario minimo londinese, la versione milanese del salario minimo londinese, è un modello attuabile, è un modello semplice da realizzare, però insomma chi ha delle riserve, chi ha dei dubbi che sono assolutamente legittimi, anzi sono un contributo alla discussione, poi dovrebbe farsi carico di fare una controproposta. Nel senso, a fronte di un problema così grande e così sentito da chi lavora a Milano e dai milanesi, a questo punto, se la proposta sul salario minimo milanese è una proposta che per ragioni
diverse, non convince o convince poco, si ritiene che non sia il canale migliore per arrivare all'equilibrio del rapporto tra prezzi e stipendi. Beh, allora a questo punto chi pensa così dovrebbe dire benissimo, la controproposta è quest'altra. È passato circa un mese da quando abbiamo fatto la proposta, ci sono stati, come dicevo prima, favorevoli e contrari. Non mi pare che dai contrari, vorrei sbagliarmi, ma non mi pare che dai contrari siano arrivate proposte in senso che vadano nella stessa direzione. Io mi concentrerei sul fatto che c'è un problema enorme a Milano. Poi si diceva una volta: non importa che il gatto sia bianco o sia nero, l'importante è che prenda il topo. Ecco, chi non è a favore del salario minimo milanese, ripeto, Faccio una assolutamente proposta, tu dici. legittimamente e Tu con dici fa. critiche anche circostanziate come sono state fatte, poi però deve assumersi l'onere di una sfiducia costruttiva, cioè ci dica come arriviamo a ribilanciare il rapporto tra stipendi e costo della vita a Milano. Se dovessi quantificare questo sbilanciamento, come lo quantificheresti? Cioè, come farcelo capire proprio, sai che noi siamo un po' tonti a volte a capire le cose un po' astratte, abbiamo bisogno di concretamente capire. Cioè, questo sbilanciamento tu lo potresti rappresentare come, in che maniera? Beh, diciamo la dimensione numerica di questo sbilanciamento è quanto incide l'affitto sullo stipendio. Gli affitti a Milano vanno ben oltre il 50% in media di peso sullo stipendio, quando si considera un peso, il range di un peso accettabile tra il 28 e il 35%, adesso questo dipende poi dagli studi, però diciamo a Milano siamo molto oltre. Poi si parla sempre di spese mediane perché naturalmente non tutti gli affitti sono uguali, non tutti i mutui sono uguali. Chi aveva il mutuo variabile, ad esempio, in quest'anno ha visto crescere notevolmente i costi. Non credo che abbia visto crescere altrettanto gli stipendi. Se ha visto la crescita del suo stipendio, buon per lui, ma non riguarda Era solo merito un dato. sul campo, se nel caso è successo, tu dici. Sì, Non è dovuto diciamo alla che. contingenza. Fare i conti in tasca a tutti i milanesi è complicato, però va detto che a Milano i costi sono Io poi cresciuti aggiungo, notevolmente, questa Tommaso è già una aggiungo città molto costosa. I dati appunto. Istat quindi ci dicono che nell'ultimo anno i costi sono aumentati come nel resto d'Italia e più che nel resto d'Italia complessivamente, quindi è una città dove il rapporto già tra costo della vita e stipendi non era favorevole a chi ci lavora e che oggi è ancora peggiore. In Bene, più a fronte ricordiamo di che anche, questo. in più volevo dire, ricordiamo anche che le cifre spesso vengono ben lette, perché gli stipendi medi a Milano sono ovviamente altissimi, visto che abbiamo qui le sedi di tantissime aziende in cui ci risiedono dentro anche dirigenti e grandi imprenditori, quindi insomma bisogna capire quello. Invece giustamente bisogna poi guardare la classe più bassa, la classe media che ormai non esiste più, ma nel senso quella parte lì e soprattutto i lavoratori in entrata che hanno veramente tantissime Guarda, difficoltà nel vivere in una città così. ti farei debunking su una notizia che gira spessissimo. Sì? Intanto ci sono questi titoli di giornale che dicono a Milano il salario medio è del 20-30% Infatti. sopra quello nazionale. È vero dal punto di vista strettamente numerico, però a Milano ci sono, come dicevi giustamente tu, i grandi centri direzionali dove ci sono manager, ci sono quadri. È stato calcolato che il salario medio di un impiegato a Milano sia appena il 13% sopra il dato nazionale, che significa ovviamente un costo della vita che è ben superiore al 13% in più. E per un operaio la differenza sia anche minore, anzi sia decisamente minore. Quindi in realtà quando parliamo di salari minimi è chiaro che non parliamo di quadri e dirigenti, parliamo di chi ha un lavoro da impiegato o da operaio e con il suo stipendio fa molta fatica, arriva alla fine del mese facendo dei grandi sacrifici. Ecco, l'idea è che chi lavora a Milano debba poter vivere a Milano senza fare grandi sacrifici. L'hai detto all'inizio, era quel famoso ascensore che ormai, ahimè, si è rotto ed è rimasto fermo tra un piano e l'altro e non va nessuno giù. La scala mobile una volta si chiamava, anche quella ormai, da tutti i gradini che si sono sgretolati. Tommaso, ultimissimo, un secondo, è velocissimo, dacci le coordinate per approfondire il tema sui vostri canali dove possiamo trovarvi. Per ora siamo su Instagram, adesso.news. Lanceremo nuovi canali, nuovi strumenti nei prossimi mesi. Per adesso trovate adesso Adesso.news. su Instagram all'indirizzo adesso.news. Quando li lanci, ovviamente faccelo sapere perché ne riparleremo qua, giusto Lorenzo? Assolutamente. E allora grazie mille, Sì, Tommaso, sono io che grazie ringrazio voi. davvero. A presto.